Eccoci, quest'oggi parliamo ovviamente d'amore, ovviamente proprio perché sicuramente uno dei temi più trattati e anche ovviamente più richiesti, ma ovviamente anche perché, come vedete, oggi utilizzerò i Wizard Tarot, questo mazzo così romantico, dal sapore appunto fiabesco. La domanda che andiamo a fare quest'oggi agli arcani è: ho rivisto il mio ex e mi piace ancora. Che possibilità effettive ci sono tra me e lui? Cosa prova ancora per me lui? O meglio, cosa gli piace ancora di me? Cosa non gli piace? Cosa sarebbe disposto a fare e a non fare? E ovviamente che cosa accadrà in futuro, quindi che cosa farà lui, ma soprattutto il consiglio degli arcani, ossia che cosa dovreste e non dovreste fare voi. Cerchiamo di capire anche se questa persona che a voi piace così tanto, questo vostro ex, dopo la vostra rottura, ha avuto qualcun'altra o ha tuttora qualcun'altra. E appunto cerchiamo di capire come ha vissuto questo momento di allontanamento da voi, che cosa pensa di voi, quindi che cosa vorrebbe fare, che cosa ha intenzione di fare, che cosa poi farà concretamente, come evolverà la situazione. Allora, oggi utilizzerò il metodo non degli 8 arcani, bensì dei 10 arcani, ossia le 5 coppie di carte, proprio perché è un metodo, diciamo, utilissimo e tipico per quanto riguarda appunto i ritorni, proprio perché ne analizza gli aspetti di cui appunto vi ho parlato in dettaglio. Quindi cerchiamo di capire questo vostro ex, che voi avete rivisto da poco e insomma vi siete accorte che obiettivamente siete ancora prese o comunque attratte da questa persona. Cerchiamo di capire appunto cosa questa persona potrebbe fare, cosa farà concretamente, cosa dovreste e non dovreste fare voi per portare a casa ovviamente un risultato e effettivamente appunto poi come procederà in futuro la storia fra di voi. Allora, ok, allora, perfetto. Adesso comunque ve le dispongo meglio, in modo che possiate comunque vederle. Tanto queste sono delle carte leggermente più piccole dei soliti mazzi che uso io e anche in commercio, proprio perché obiettivamente possono anche essere utilizzate in stese tipo queste, dove appunto necessita di grande spazio perché ci sono chiaramente più carte in, diciamo, in ballo nella situazione. Allora, partiamo con la prima posizione, ossia ad oggi questa persona, questo vostro ex, come sta vivendo la sua vita? Anche il fatto appunto di non vedervi, di non sentirvi. Che personalità ha questa persona? Cerchiamo un po' di capire e soprattutto come sta reagendo alla vita lontano da voi. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il, beh, insomma, non benissimo, mi è il 3 di spade e il re di coppe. Ok, allora partiamo già con una carta piuttosto severa, ragazze, perché insomma, il 3 di spade
Allora, il 3 di spade è appunto una carta piuttosto severa, proprio perché soprattutto stiamo parlando di un argomento di tipo appunto sentimentale e di un re di coppe. Allora, voi a questa persona, ragazze mie, voi piacete, ma piacete proprio tanto anche come ricordo. Questa persona molto spesso è nostalgica, mi viene come re di coppe. Quindi è una persona che molto spesso nel pensare a voi, ma anche per esempio nel rivedervi, potreste anche rivedervi sui social, è una persona che potrebbe comunque in qualche modo tenervi d'occhio, perché il re di coppe abbinato a una carta di spade può rappresentare proprio una persona che ne tiene d'occhio un'altra per questioni ovviamente sentimentali, ok? Quindi potrebbe vedervi sui social oppure potrebbe appunto vedervi se nel caso in cui voi, per esempio, abitaste vicini oppure nella stessa città, nello stesso quartiere. Comunque, questa persona, secondo me, in qualche modo ha occasione di potervi vedere. Ma anche semplicemente nel pensarvi, questa persona prova comunque ancora della tenerezza, della dolcezza, dei sentimenti. Parliamo appunto di coppe, quindi è una persona comunque buona, una persona sentimentale, una persona generosa. Potrebbe essere una persona più grande di voi da un punto di vista strettamente anagrafico, perché il re di coppe rappresenta solitamente una persona che va dai 45 anni in su, oppure nel caso in cui non abbia quest'età anagrafica, comunque è una persona estremamente matura, per cui anagraficamente può anche essere più giovane, ma mentalmente ed emotivamente è una persona estremamente matura o comunque è maturata nel frattempo che appunto voi non vi siete più visti o sentiti. Certo è che qui abbiamo un 3 di spade. Guardate in questa stanza, in questa probabilmente libreria, che confusione. Fogli e carte in qualche modo buttate in aria dal vento. Un vento che ovviamente è portato da una tempesta. Guardate i fulmini che ci sono e che illuminano un cielo tipicamente notturno. Guardate anche appunto le spade che in qualche modo contribuiscono a tagliare questi fogli. Quindi in realtà nella mente e nel cuore di questa persona c'è tanta confusione, c'è anche tanto dispiacere. Dispiacere per come sono andate le cose, dispiacere per come sono state vissute le cose. Ma vi dirò di più, è anche una persona che non è felice da un punto di vista sentimentale. Il re di coppe potrebbe essere una persona impegnata, quindi dopo di voi potrebbe aver avuto una storia. Una storia impegnativa, dove comunque lui in qualche modo ci ha creduto, ci ha messo dell'impegno, ma in realtà è finita male o sta finendo male. Perché è una storia da 3 di spade, cioè che non gli sta più dando nulla di quello che lui invece si aspettava. Quindi, o è una persona che sta ancora in qualche modo soffrendo, tra virgolette, per voi, nel senso che è una persona che ha ancora molto in mente voi, e di conseguenza pensa in maniera appunto nostalgica, malinconica al vostro rapporto. Oppure è una persona che comunque ha in mente voi, perché mi viene come re di coppe nei vostri confronti, quindi voi ci siete sempre, ma ha avuto un'altra storia che però è finita male o sta finendo male. Ok? Quindi queste sono le due principali opzioni o possibilità. Comunque vi ripeto, non è una persona felice. Anche se questa persona si mostra brillante, allegra, serena, non lo è. Perché interiormente questa persona prova grande dolore. Il 3 di spade rappresenta proprio una sensazione, anche direi spiacevole, di solitudine. Cioè questa persona può essere anche circondata da 3.000 altre persone, ma il suo cuore sarà sempre come questa stanza buia, in subbuglio. È una persona che si mette molto in discussione. È una persona che riflette molto, qui abbiamo un grande mentale, ma riflette purtroppo
a volte un po' malamente. Perché? Perché il 3 di spade rappresenta un individuo che in questo caso non è in grado di fare quel salto in più per poter in qualche modo superare una situazione dolorosa. Quindi o non riesce a dimenticare voi, e quindi è questo il salto in più che non riesce a fare, per cui una persona che è incapace di lasciare andare le sofferenze ed è incapace di superare il dolore, oppure è una persona che, vi ripeto, pur avendo comunque in mente voi, dopo di voi ha avuto un'altra storia che non riesce a lasciare andare. Quindi è una persona che ha diverse problematiche. Spesso non vede una via d'uscita e quindi rischia di continuare a sbagliare. Ha una confusione emotiva e mentale in questo preciso momento abbastanza importante che lo addolora. Nonostante, vi ripeto, lui sia una persona buona e matura. Evidentemente, però, è circondato da persone che non lo aiutano, perché il 3 di spade rappresenta comunque la presenza di tre persone o più di tre. Quindi questa persona ha in mente voi, ha un'altra persona al suo fianco e ha anche delle amicizie che non lo aiutano. Quindi è una persona che ha vissuto e sta vivendo una situazione piuttosto dolorosa, ma che, vi ripeto, è tipico del Re di Coppe, il non chiedere aiuto. Un po' per orgoglio, ma soprattutto perché è una persona che non vuole pesare sugli altri. E questo è un grave errore. Perché chiedere aiuto serve sempre a chi si vuole. Lui no, non riesce a farlo. Ecco perché il 3 di spade. Perché continua a soffrire e non vuole quasi, si oppone al superare il lutto, il dolore. Allora, vediamo a questo punto questa persona che cosa pensa di voi, cioè che immagine ha ad oggi appunto di voi. Qui abbiamo le stelle e il Papa, ragazze mie. Allora, questa persona vi pensa? Mamma mia, direi di sì. Le stelle e la carta del Papa. Allora, spera in una riappacificazione. La carta delle stelle rappresentano la speranza, il Papa è la pace, la riappacificazione, il potersi vivere di nuovo in maniera serena, in maniera tranquilla, proprio evidentemente come accadeva in passato. Questa persona tante volte si trova a sognarvi la carta delle stelle, ma perché vi vede una donna straordinariamente bella. Quest'uomo è affascinato, è ammaliato da voi, un po' come quando si è giovani, no? Si è ragazzini e si ha in camera il poster, praticamente, lo facevo anch'io, del mio attore preferito, che lo è tuttora, tra l'altro, è un uomo bellissimo, e ovviamente lo si guardava e lo si guarda ancora con occhi pieni di ammirazione. Ecco, lui è un po' così che fa con voi, perché la carta delle stelle rappresenta quest'uomo che vi sogna, addirittura vi sogna. Fantastica! Cioè, ha tanta immaginazione, ma è tipico del Re di Coppe comunque, questo, vi ripeto, essere così nostalgico, ma anche tanto romantico. Qui c'è tanto cuore, tanto sentimento, c'è tanto romanticismo. Ed è una persona che si ritrova molto spesso a sognarvi, a fantasticare su di voi. Però vi ripeto, ragazzi, a guardarvi, perché ovviamente modernizzando anche i significati delle carte, la carta delle stelle rappresenta appunto anche il potervi vedere grazie proprio ai social, perché rappresenta, diciamo, l'ambiente online, internet, il virtuale. Ok, quindi questa persona ha modo, secondo me, di vedervi da lontano. Quindi, a mio avviso, in qualche modo, o siete in amicizia, per esempio, su Facebook piuttosto che Instagram, eccetera, oppure comunque questa persona ha modo di vedervi. Ok? E nel vedervi questa persona impazzisce perché
La carta delle stelle, guardate che meravigliosa ragazza, spesso è rappresentata dalla Venere, ok? Quindi vi ho detto tutto, questa persona vi vede come straordinariamente belle, delle donne molto coraggiose, delle donne forti, delle donne anche molto corteggiate, delle donne sempre in auge, delle donne di successo. Ma vi ripeto, non solo da un punto di vista estetico, anche da un punto di vista morale, mentale, vi vede proprio come delle persone intelligenti, valide e molto belle. Siete la rappresentazione della femminilità e della sensualità fatta a persona. Quindi effettivamente è una persona che veramente quando vi guarda è come se si sentisse un ragazzino alla prima cotta. Con la carta del Papa, tra l'altro, guardate, una coppia di arcani maggiori, ok? Quindi hanno un'importanza basilare gli arcani maggiori rispetto anche agli arcani minori, proprio perché rappresentano comunque un'evoluzione interiore, quindi non soltanto la contingenza come tipico invece degli arcani minori. Questa persona appunto interiormente spera nel potervi rivedere, nel potervi riparlare e chiarire tutte quelle situazioni, quei fraintendimenti che in qualche modo vi hanno tenuti appunto lontani. È una persona che ad oggi sarebbe disposta a comportarsi con voi in maniera molto matura, Papa, Re, generalmente, grosso modo, stessa età anagrafica o comunque stessa maturità e saggezza, eh? È una persona che vi parlerebbe in maniera differente, che si comporterebbe con voi in maniera diversa. Voi vedreste una persona molto cambiata, una persona che ha un cuore più grande, una persona generosa, leale, fedele. Attenzione, nel caso in cui questa persona abbia ancora un'altra donna al suo fianco, che ovviamente ha avuto dopo di voi, attenzione perché con la carta del Papa mi conferma il fatto che non è un uomo che arriverebbe facilmente al tradimento. Quindi è una persona che difficilmente tradirebbe la sua compagna attuale, proprio perché è una persona troppo leale e che in qualche modo, prima di spingersi così oltre, ok, vorrebbe decidere, scegliere. La carta successiva alla carta del Papa è appunto la carta degli amanti, che rappresenta per eccellenza la scelta. Quindi è una persona molto pulita. Ragazze, quest'uomo è una mosca bianca. Ora io ho volutamente lasciato non chiarito il motivo o le motivazioni che vi hanno portato appunto alla separazione, ad allontanarvi, cioè il motivo per cui è il vostro ex, proprio perché siamo sempre in tanti e quindi chiaramente le motivazioni sono molteplici, perché quello che a noi interessa in questa stesa è prevalentemente il futuro, oltre che il presente, chiaramente. Ma a prescindere da qualsiasi possa essere la ragione per cui voi vi siate lasciati, questa persona ha affrontato un percorso di maturazione interiore molto importante. Vi ripeto, probabilmente voi non riconoscereste neanche questa persona. È una persona che però, come tipico del Papa, risulta castrata da delle contingenze che in realtà non appartengono tanto a lui, cioè è una persona che tutto ciò che fa lo fa innanzitutto per in qualche modo andare incontro agli altri, ai suoi doveri, al suo senso del dovere, soprattutto nel caso in cui abbia dei figli, perché sia il Papa che il Re di Coppe possono avere dei figli. Quindi è una persona che sicuramente vuole rispettare il suo ruolo e pretende che venga rispettato. Quindi non è una persona pronta in questo momento a fare follie. Poi magari appunto in futuro le cose possono cambiare, lo vedremo tra poco. Però per adesso, nel presente,
pur ammirandovi tantissimo, pur desiderandovi, perché le stelle rappresentano anche appunto dei liquidi, ok? Quindi anche la sessualità, questa persona vi desidera, ma è una persona che difficilmente potrebbe tradire, proprio perché qui abbiamo questo Papa che in qualche modo blocca, diciamo, la carta delle stelle nell'andare oltre un semplice sognare. Il Papa rappresenta la tradizione, l'essere fedeli ai propri ruoli e doveri, castrando l'istinto, perché il Papa riesce a tenere sotto controllo i desideri carnali. Il Papa è l'opposto del diavolo. Il Papa è il quinto arcano maggiore, il diavolo è il quindicesimo. Il diavolo è la, diciamo, tetraparodia del Papa. Quindi, mentre nel diavolo non c'è una moralità che è in grado di bloccare gli istinti, nel Papa sì. Quindi è una persona che prima di agire in qualsiasi modo nei vostri confronti vuole sistemare il sistemabile. Ok? Vi ripeto, pur castrandosi, perché il rapporto che ha con questa eventuale donna è tipico del Papa, cioè è un rapporto che non prevede sessualità o comunque molto sporadica, non prevede un approccio fisico importante, ma una comunione di anime. Quindi lui si sentirebbe ancora forse più in difetto nel caso in cui dovesse tradirla. Ok? Allora, vediamo questa persona che cosa ha intenzione, avrà intenzione di fare. Allora, qui abbiamo voi, la papessa, con la carta del matto. Ecco appunto. Allora, questa persona sa che comunque tutti i suoi propositi, come volevasi dimostrare, potrebbero in qualche modo risentire di qualche svarione nel rivedervi. Perché la carta del matto rappresenta proprio un'azione che la papessa non si aspetta, un'azione particolarmente vivace, gioiosa, però ragazzi, attenzione, priva di qualsiasi connotazione sessuale, perché il matto non rappresenta, diciamo, un approccio fisico, non è per esempio un cavaliere di bastoni, ok? Il matto rappresenta quel messaggio, quella telefonata, oppure anche semplicemente quel ciao nel momento in cui vi vede e vi rivede, che vi lascia assolutamente di stucco, ovviamente in maniera positiva. Cioè voi sarete felici nel rivedere e risalutare questa persona. Questa persona lo vuole fare, quindi questo è nelle sue intenzioni. Quindi o vi scriverà, per esempio, sui social, o anche su WhatsApp, per esempio, se ha ancora il vostro numero, oppure nel caso in cui voi vi incontriate, questa persona farà comunque un gesto inaspettato, rappresentato appunto dalla carta del matto. Quindi è una persona che tra l'altro a breve, perché il matto rappresenta veramente delle tempistiche molto veloci, addirittura entro pochi giorni, una settimana, massimo 10 giorni circa, questa persona in maniera assolutamente non preventivata, quindi senza pianificazione, si spingerà verso di voi. Attenzione, è il matto. Il matto rappresenta il rischio, quindi questa persona sa che rischierà molto nel contattarvi. Perché il matto rappresenta proprio un individuo che si muove sulla scorta di un'impulsività, di una spontaneità, mi ripeto, senza necessariamente secondi fini, ma che comunque può essere in qualche modo fraintesa e rischiosa per la sua relazione. Perché vi ripeto, ragazzi, che secondo me si fa sempre più strada l'ipotesi che quest'uomo abbia veramente un'altra persona al suo fianco, eh?
Ma asseconderà i suoi impulsi fondamentalmente. Tra l'altro, la carta del matto è retta dal segno dell'acquario, quindi sarà un approccio quasi amichevole, qualcosa di non previsto, in maniera spensierata, ma che vi farà molto piacere. Vi ripeto, entro poco tempo. Può rappresentare anche un viaggio, quindi potreste incontrarvi, per esempio, durante uno spostamento. Ma sarà un qualcosa di veramente molto tranquillo, sereno. Vi ripeto, non pianificato. Lui è come se cogliesse la palla al balzo. Vede, per esempio, una vostra foto sui social e vi scrive qualcosa. Oppure, per esempio, vi incontra, vi ferma, vi saluta e magari vi racconta qualcosa di sé. Quindi lo farà in maniera talmente innocente, diciamo. E di sorpresa per voi che vi farà piacere. La papessa, che ovviamente rappresenta la consultante, voi sapete che in tarologia tutti gli arcani hanno un ruolo ben preciso, l'imperatrice è l'altra donna, la papessa ovviamente è la consultante. La papessa è una donna empatica, la papessa è una donna di cuore, è una donna anche molto sensibile, direi anche un po' sensitiva. Quindi non è proprio vero che in qualche modo questo suo atto, questa sua azione sia per voi una grande sorpresa, perché è come se voi un po' ve lo steste aspettando. Perché è come se voi sapeste in questo momento che lui possa pensarvi, sognarvi, proprio come ci diceva la carta delle stelle. E voi lo state aspettando al varco. La papessa attende sempre il momento migliore per agire perché sa che prima o poi arriverà. La papessa ci vede lungo. È una donna molto sensuale, è una donna capace, è una donna amichevole, dolce, tenera. Quindi è come se voi riuscirete in qualche modo ad avvolgere quest'uomo, quello che farà, quello che vuole dirvi, con la vostra dolcezza. E questo gli farà un gran piacere. Perché la papessa sa che in qualche modo, evidentemente, provocando determinate situazioni, spingendo magari un po' l'acceleratore su certe situazioni, probabilmente potreste ottenere da lui una qualche azione. Brave. Perché lui ha intenzione di farlo. Però vi ripeto, senza alcun programma. Quindi non sta in questo momento pensando oggi le scrivo. No. Vediamo che cosa vi consigliano gli arcani. Ragazzi, il diavolo, mamma mia, abbiamo appena nominato. E il 4 di coppe. Allora, risvegliarlo dal torpore, interessante. Mamma mia, che consiglio. Allora, può essere un consiglio, diciamo, moralmente non accettabile da parte ovviamente di tutti, perché ciascuno di noi vede poi la vita e la moralità in maniera completamente diversa, ma in realtà il diavolo rappresenta proprio un individuo che, in questo caso voi, ecco appunto vi dicevo che la papessa sa che facendo leva su certe cose, su certi momenti, su certi concetti, probabilmente può smuoverlo, difatti la papessa molto probabilmente lo farà perché voi sarete sicuramente spinte a questo diavolo perché vi piace molto quest'uomo, ma anche voi piacete tanto a lui, ve l'ho detto prima con la carta delle stelle, ed è come se in qualche modo voi cercaste di, diciamo, andare un po' oltre le sue reticenze da papa per stimolare il suo pensiero carnale, il diavolo, quello che vi dicevo prima, ma è anche quello che vi viene consigliato. Ossia, quello che vi viene consigliato è cercate di riaprire un dialogo con questa persona che entri nella profondità dei suoi desideri. Cioè, questa persona sta vivendo, ve l'ho detto con il Papa e con il Tre di Spade, una situazione molto pesante, soprattutto da un punto di vista sentimentale. Quindi gli arcani vi stanno consigliando, evidentemente, di fare leva sull'attrazione che quest'uomo ha per voi.
quindi dando anche ascolto all'istinto, ok? Per in qualche modo appunto farlo uscire da questo quattro di coppe, quindi da questa situazione sentimentale, guardate, di noia. E magari anche per far uscire voi stesse da una situazione di noia e quindi poter vivere qualcosa di assolutamente eccitante che vi piaccia sul serio. È molto interessante, a mio avviso, questo consiglio, proprio perché evidentemente sia voi che anche lui state vivendo delle situazioni sentimentali o comunque da un punto di vista anche semplicemente sessuale molto statiche, per non dire appunto estremamente noiose, non vi danno tanto e di conseguenza vi viene consigliato invece di fare leva su tutto ciò che a voi piace, che a lui piace, proprio per poter vivere qualcosa di realmente passionale che ridia vigore e vita ad entrambi. Perché evidentemente il vostro rapporto è una fiammella che è rimasta sempre accesa, seppur piccola piccola. Di conseguenza, dicono gli arcani, basta poco per far di nuovo divampare la passione. Ma dovete cercare proprio di abbattere il muro di fedeltà e di reticenza che ha quest'uomo nei confronti di un approccio fisico. Ovviamente, ragazze, se volete, se fate leva su questo discorso, sicuramente lo riavrete, perché questo è un consiglio proprio molto specifico e mirato, che tra l'altro viene poche volte, devo dire, in una stesa, ma evidentemente perché per il principio di sincronicità, chiunque si sia appunto collegato a questa stesa prova ancora una profonda attrazione che è assolutamente corrisposta. Quindi evidentemente il vostro percorso karmico non si è ancora interrotto. C'è ancora qualcosa da vivere tra di voi, proprio per riuscire ad uscire da questa situazione statica e noiosa data appunto dal 4 di coppe. Perché vi assicuro che lui sta vivendo una situazione sentimentale che non gli dà più niente. E ve lo dicevo con la carta del Papa. Questa persona non prova piacere, non gode nella sua vita tanto quanto invece farebbe con voi. Ecco perché ovviamente mi viene il diavolo. Ovviamente ragazzi in accezione positiva, ok? Quindi cercare di in qualche modo stimolare la sua fantasia, che già c'è ed è parecchia, ma ovviamente stimolandola in maniera assolutamente proficua per voi. Quindi il consiglio ovviamente è di agire da un punto di vista strettamente pratico. Quindi cercate di mostrarvi belle, cercate di mostrarvi gioiose, affascinanti, energiche, piene di vita. Noi donne sappiamo come farlo, eh? Quindi cercate di dare il massimo di voi stesse per abbagliarlo ancora di più. Perché quest'uomo non vede l'ora di uscire da questa situazione veramente di torpore. Vediamo a questo punto, a livello però concreto, che cosa accadrà comportandosi così? Allora, che bello, mamma mia. Allora, qui abbiamo il giudizio e l'otto di denari. Un po' a rilento, ve lo dovete lavorare un po', eh? Ma qui abbiamo il giudizio. Allora, tra l'altro, poi questa persona la decisione la prenderà di lasciare la compagna. Il giudizio è proprio il cambio. Allora, sì, questa persona la riavrete. Bella questa stesa, mamma mia, con un consiglio particolarmente appunto originale, chiamiamolo così, dai. Però in realtà quanto mai vero, eh. Qui abbiamo la carta del giudizio. Allora, il giudizio rappresenta comunque un nuovo inizio, un cambiar pelle, una rinascita. Il giudizio rappresenta qualcosa che è morto, defunto e che rinasce, risorge, ok? Come queste splendide giovani che appunto stanno uscendo dal loro sepolcro. Quindi il vostro rapporto a livello concreto rinascerà, cioè vi rivedrete, vi riparlerete. Tra l'altro, come vi dicevo con la carta del matto,
qui sono in arrivo delle comunicazioni. Quindi qua abbiamo la carta appunto del giudizio che rappresenta comunque una persona che vi scriverà, vi chiamerà, vi arriverà comunque qualche messaggio, SMS, qualcosa c'è in ballo tra voi e questa persona in arrivo, perché in primo piano il giudizio ha le comunicazioni. Ok? Quindi nel momento in cui questa persona vi richiamerà, vi ricercherà, verranno prese delle importanti decisioni o comunque ci sarà un evolversi molto importante della situazione, ma soprattutto, ragazzi, la carta del giudizio è per eccellenza una tra le carte del mazzo, dell'intero mazzo, che rappresenta il ritorno di qualcuno dal passato. Quindi questa persona ritornerà dal passato, quindi c'è proprio il ritorno vero e proprio. E porterà veramente tra di voi una rinascita, la risoluzione anche di tutte quelle questioni che erano rimaste un po' in sospese tra di voi. Evidentemente dovete ancora un po' chiarirvi sulle motivazioni che vi hanno portato ad allontanarvi, perché c'è ancora qualcosa di irrisolto. Ve lo dicevo anche prima con il Papa. Quindi ci sarà un grande cambiamento e soprattutto un grande successo. Ragazze, guardate che in una stesa di ritorno, che mi appunto esca la carta del giudizio che rappresenta proprio la rinascita di una coppia, è incredibile, ed è veramente di buon auspicio, quindi assolutamente ci saranno dei contatti e saranno l'inizio di un qualcosa di molto più importante e soprattutto appagante. Anche qui le tempistiche sono molto veloci perché appunto il giudizio rappresenta comunque delle tempistiche veloci da pochi giorni al massimo a 2 o 3 mesi circa, ma solitamente si aggira intorno ad un mese. Quindi abbiamo anche una grande trasformazione che questa persona eventualmente dovrà di nuovo affrontare. Questa persona non smette mai di evolvere perché vi avevo già detto che comunque in passato ha già ovviamente attraversato un momento di grande difficoltà che ha necessitato da parte sua una maggior maturazione e una grande saggezza. Ecco, questa persona evidentemente non deve mai smettere di imparare, perché qui c'è un altro momento di grande trasformazione e di cambiamento, dove andrà a superare che cosa? Dei vecchi schemi, delle abitudini che evidentemente lo tenevano legato a dei comportamenti passivi. Questi comportamenti evidentemente sono dettati, come vi dicevo io, dal Papa prima, dal voler per forza rimanere legato ad un ruolo che ormai si sta esaurendo, ve lo dicevo con il 3 di spade, con il 4 di coppe. Anche nel caso in cui questa persona stia con un'altra donna, il loro rapporto ormai è finito. Anche in caso abbia dei figli con questa donna, il loro rapporto è finito. Quindi questa persona sicuramente andrà a cambiare molto della sua vita e a prendere finalmente delle importanti decisioni. Quindi anche cambiare partner. Perché l'otto di denari? Perché in qualche modo questa persona andrà gestita bene, cioè, come vi ho detto prima, ve lo dovreste lavorare abbastanza a lungo, nel senso che è una persona che sicuramente si lascerà andare, ma che però in qualche modo, per essere evidentemente del tutto portata a scegliere e a venire di nuovo definitivamente da voi, necessiterà di un po' più di tempo, perché l'otto di denari rappresenta proprio un individuo che dovrà, come vi ho detto prima, lavorare molto ancora su se stesso per superare tutte quelle problematiche, quei blocchi mentali che lui stesso si impone e che gli impediscono di progredire. Ma impegnandosi veramente tanto, il risultato arriverà, perché l'otto di denari rappresenta proprio le imprese portate a termine positivamente, quindi lavorarci sodo, l'impegnarsi e quindi il successo. Quindi vi posso garantire che questa persona vi ritornerà, questa persona la risentirete, qui ci sono a breve delle comunicazioni. E questa persona finalmente riuscirà a rendersi conto che il suo vero percorso è ancora al vostro fianco.
perché evidentemente c'è ancora qualcosa del vostro percorso karmico che ancora deve essere sviscerato. Cercate però, ragazze, di agire veramente con coraggio, quindi con forza, con determinazione. Vi ripeto, cercate di fare leva sulla vostra bellezza, sull'attrazione che quest'uomo prova per voi, perché è evidentemente, probabilmente uno dei punti cardine della vostra storia. Evidentemente è stata una storia molto focosa, molto intensa, e questa persona non riuscirà poi a dire di no. Anche se, appunto, vi ripeto, con questo 8 di pentacoli, questa persona in qualche modo dovrà ancora riflettere e ragionarci su bene, ma ben venga la riflessione se poi appunto è seguita da un grande successo, come vi posso garantire che appunto ci sarà. Questa è una stesa bellissima, tra l'altro, iniziata direi con una persona comunque in un momento di grande cambiamento della sua vita, ma una persona che ha tutte le intenzioni di migliorare, soprattutto in particolar modo il suo presente, che come abbiamo visto è un presente decisamente noioso, che veramente lo priva di qualsiasi tipologia di stimolo. Questo è un uomo che ha bisogno di una donna che appunto lo stimoli. Ok, in tutto e per tutto, ed evidentemente voi lo sapete fare alla perfezione. Questo è il consiglio che vi viene assolutamente dato dagli arcani, soprattutto in particolar modo appunto dalla carta del diavolo. Quindi in questo caso, ragazze, cercate veramente di superare anche un vostro stesso momento, per esempio, di stagnazione, di noia da un punto di vista sentimentale, ma anche da un punto di vista appunto sessuale ed erotico. Cercate quindi di smuovere la situazione il più possibile, come la papessa sa fare egregiamente, per poter riavere finalmente quest'uomo al vostro fianco. Ma vi posso garantire che quest'uomo impazzisce già per voi e finalmente metterà da parte tutte le ritrosie per poter tornare con voi. Tra l'altro, vi ripeto, tra pochissimo tempo, quindi massimo qualche mese, ma proprio a tirarla, perché questa persona ritornerà da voi. Parliamo di pentacoli, 8 di pentacoli, quindi ci saranno ovviamente tanti incontri, tante soddisfazioni da un punto di vista appunto fisico, che vi ripeto, evidentemente è il tasto dolente? No, direi che è il tasto da pigiare, evidentemente in questo momento, proprio per riuscire in qualche modo a far rinascere questa situazione, che evidentemente però non ha mai smesso di ardere né nel suo cuore e né nel vostro cuore. Quindi, ragazze mie, buona fortuna.